Sono in trappola e solo un miracolo può salvarle. Il ghiaccio diventa sempre più spesso. Le balene sono destinate a morire. Ma c'è chi è convinto. Loro sanno quello che sta accadendo. Di poter compiere l'impossibile. Drew Barrymore, qualcosa di straordinario al cinema. Buonasera e benvenuti al numero 941, 26esima puntata, 25esimo anno di Golden Goal. Prima di presentarvi i nostri ospiti, però, vorrei ricordarvi che da noi solo il meglio. Allenatore della ha militato nei settori giovanili di Vicenza e Inter. Oggi giocatore della Turris, come però fermo per un infortunio. Per la prima volta a Golden Goal, il centrocampista corallino Gennaro Acampora. Allenatore della Viribus Unitis, Renato Cioffi. Buonasera. E un altro allenatore abbiamo con noi stasera, Carlo Sanchez del Casalnuovo. Ancora con noi un operatore calcistico e direttore sportivo del Real Volla, Antonio Governucci. E per chi non può fare proprio a meno della sua conduzione, con noi il nostro, no, il vostro, Mario Cacciatore. Ciao, buonasera. Quella di stasera sarà una puntata con diversi collegamenti esterni, con un'attenzione particolare sulla crisi economica del calcio italiano dalla Lega Pro in giù. Ed ora i soliti tre minuti con lo storico Centro Ester. Via con la regia. Il Centro Ester nasce nel 1979 a Barra, quartiere periferico orientale di Napoli, con l'obiettivo ambizioso di offrire al proprio territorio uno spazio associativo con concrete possibilità di crescita umana e di avvincenti proposte. Il centro prende il nome dalla fondatrice, Madre Ester Russo, e attua le proprie finalità attraverso tre settori particolari: sportivo, sanitario e socio-culturale. Questo dipartimento è collocato nella bellissima Villa Vesuviana Spinelli ed è suddiviso in due settori, diagnostico e terapeutico. La parte diagnostica si avvale della consulenza di equip di specialisti in varie branche mediche. Per la diagnostica strumentale, un intero settore è dedicato alla radiologia, dove è possibile effettuare esami radiologici con e senza contrasto, esami TAC, risonanza magnetica di tipo aperto, ecografia ed eco Doppler. La diagnostica ematoclinica è affidata al laboratorio di analisi convenzionato con le ASL.
Fiore all'occhiello del settore di terapia è il Dipartimento di Riabilitazione, sia neurologica che traumatologica. Gli elettromedicinali completano l'opera riabilitativa del terapista. Infatti, si eseguono sedute di elettroterapia, ultrasuonoterapia, radarterapia, laserterapia, ipetermia e isocinetica. Inoltre, la piscina permette di effettuare sedute di idroterapia. Vi è poi un settore interamente dedicato alla traumatologia sportiva e un altro dedicato alle algie e deviazioni della colonna vertebrale, osteopia, posturologia e chiropatia. La riabilitazione neurologica comprende il trattamento neuroabilitativo sia per bambini che per adulti, ad esempio bambini cerebrolesi, spastici, sclerosi, distrofia muscolare e così via. Tali trattamenti sono integrati da sedute di psicomotricità e psicoterapia effettuate nella splendida cornice di Villa Letizia, altra villa vesuviana del territorio. Infine, da segnalare l'ampio spazio che è dedicato all'estetica con l'annesso Istituto di Bellezza Femminile e Maschile, in grado di offrire i più svariati trattamenti estetici. Centro Ester, via Vela 91, Napoli. Quella foto sul Napoli è per ricordare i 25 anni dal primo scudetto. E allora, guarda chi c'è, Governucci. Ciao Antonio. Ciao Mario. Oggi sei stato a Casalnuovo, mi sembra. No, a Casalnuovo, scusami. Sei stato a Caivano, no? Caivano, sì, sì. Che partita hai visto? Ma una partita che secondo me non aveva senso, perché il Mondragone è andato a giocare lì una partita... in difficoltà, con calciatori che non erano stimolati, contro una Caivanese che viene da 6-7 risultati importanti consecutivi e con l'avvento di Lamanna che ha trasformato questa squadra, con un pubblico eccezionale come quello di Caivano, penso che abbia stradominato la partita, ma non fa testo, perché la Caivanese si è inserita di nuovo nei piani alti della classifica, può lottare addirittura per il secondo posto, ricordando che mercoledì c'è un recupero a Succivo, un testa coda molto importante. Se riesce a vincere quella partita, poi c'è il big match ad Orta di Atella che è prima in classifica e poi c'è il mister qui presente che se la sta giocando insieme a queste due squadre il campionato. Benissimo. Allora, eccolo qua, è Carlo Sanchez, prima non è stato inquadrato, ma è stato il suo nome. Lui è Carlo Sanchez, allenatore del Casalnuovo. Hai avuto doppia presentazione. Grazie. Senti Carlo, oggi avevate un grosso big match sul Saracco di Capodimonte contro il Milano, ma ahimè avete perso, sì, però sfortunato. Sì, a Vigna, a Piscina. No? A Piscina. Abbiamo giocato lì. Guarda, abbiamo fatto una delle migliori trasferte dell'ultimo periodo, però purtroppo, parlavo prima pure con Cioffi, la migliore trasferta è stata segnata da un grosso gesto tecnico di Avolio, che ha portato a loro... Ma nell'ultimo minuto di gioco, mi sembra, no? All'86esimo. Per cui sai, perdere a pochi minuti dalla fine, insomma, da sempre... Ci sta, perché comunque è una squadra forte, quindi... No, per l'amor del cielo, figurati, però capirai, era uno scontro diretto. No, grosso rammarico. Però guarda, ti dico la verità, quest'anno con i play-off, io non so se è meglio classificarsi primi o secondi, guarda. Ho qualche dubbio per tanti motivi, per tante cose che poi diciamo che il playoff, poiché capita dopo un paio di settimane che sembra che si stacca il campionato, poi sono partite secche, certo, quindi sono condizionate semmai chi gioca in casa ha il doppio risultato a favore, chi gioca fuori la gioca soltanto per un solo obiettivo. E non sempre è meglio avere un solo risultato, perché tu e allora no, hai fatto un po' di confusione, ma arrivare primi vinci direttamente, no, forse volevi secondo e terzo. Prima dei playoff, sì, è chiaro. Vabbè, ma è sempre oggi la promozione diretta, quella è naturale.
Io parlavo prima dei playoff. È meglio giocare sempre in casa, secondo me. Sì, sono d'accordo con te, però molte volte il doppio risultato inganna. Tant'è vero che diverse volte l'ultima classifica. Hai ragione, due anni fa. Riesce a vincere. Due anni fa la Sanità vinse a Cervinara con un solo risultato. Vedi, e il Baratta Battipaglia vinse a Mondragone. Vedi, anche in Serie C è capitato, è capitato pure al Savoia quando in Serie B fu la quarta. Diventò la prima, la guarda dei playoff. Perciò gli capita. Psicologicamente. Certo, allora andiamo qua e guarda chi ci sta, Renato Cioffi. Ciao Renato. Ciao Mario. Innanzitutto grazie per la tua professionalità, perché nonostante oggi tu abbia perso a Torre del Greco, sei sempre puntuale come al solito. Ciò ti distingue da molti altri tecnici che quando perdono praticamente smarriscono la via di casa. Per me è un piacere stare in questa trasmissione. Una trasmissione importante che è seguita e che si parla di calcio, quindi... E poi vengo a trovare te, Mario, quindi per me al di là della sconfitta o della vittoria che può essere domenicale, se uno prende un impegno lo deve mantenere. Certo, quindi... ti ringrazio moltissimo. E guardate qua, per la prima volta Golden Goal abbiamo niente po' di meno che Gennaro Acampolo. Allora, ciao Gennaro. Ciao Mario, per la prima volta dopo tanto tempo, perché sono stato da piccolo qui. E vabbè, ma eri mascotte del torneo di Natale. Del torneo di Natale, figurati un po'. Che tu che fossi pure premiato, no? Sì. Avresti il pallone d'oro, fossi premiato. Poi da là andasti a Vicenza, no? Mi sembra. Vicenza, poi l'Inter e poi... Poi con l'Inter, poi è andato... Fammi vedere tutte le tue tappe. Prima hai fatto... Vicenza giovanile a Vicenza, quanti anni? Due, tre anni? Due anni a Vicenza, due anni all'Inter. Due anni all'Inter e poi dall'Inter... Poi ho fatto un anno in prestito a Legnano, in C2. E poi mi sono fatto andassi... due anni di Serie D. Stato... No, poi andasti a cosa? Andasti a Rieti? No, a Rieti sono stato prima di... Sì, subito a Rieti, due mesi, e poi sono stato a... A San Antonio Abate, dove poi esplodessi al massimo delle tue possibilità. Dopo San Antonio Abate andasti... Dopo Matera. Matera, poi Serie D. Proprio a Matera forse salisti. Sì, avevamo una bella squadra e feci bene, lì feci bene. Sì, molto bene. Poi andasti a Pianura. Poi a Pianura... Che poi tu quell'anno non dovevi andare a Pianura, tu dovevi andare a Giulianova, mi sembra, no? Sì, avevo qualche richiesta di... Di Serie C, poi dopo ti convinse un assunto di soldoni, ti convinse no, in Pianura. No, scelsi il progetto Pianura perché mi sembrava... giusto, non quel progetto poi andò a finire, cioè abbiamo finire visto. Male, però poi ho fatto due anni di C a Pescina e a Isola Liri e quest'anno mi ero rimesso in gioco a Torre del Greco, però purtroppo non è andata benissimo per questo infortunio che ho avuto. Ma l'infortunio che ha avuto Gennaro Acampolo, pensato che l'ha avuto in amichevole. A Capodanno. Praticamente a Capodanno, ma roba su contro... I primaverini della Juve Stabia, non è manco una partita, chissà che, ma a volte quando... Vabbè, è vero queste, così, queste cose quando devono succedere capita, troppo il calcio. È uno dei motivi per cui la Turris, sinceramente, sono sicuro, non è riuscita ad arrivare dove doveva arrivare e dove avrebbe voluto arrivare, perché penso a questo punto, non so se ce la fa più, proprio perché lui è venuto meno. No. Venendo meno lui, ma lui per infortunio è venuto meno, vabbè, praticamente sicuramente il centrocampo è rimasto... Sicuramente avrei potuto dare una mano in più, però non credo, cioè, non cambiava troppo la situazione. Il campionato purtroppo... Non avrebbe cambiato, Gennaro, lo dico io, perché conosco i problemi della Turris, sempre al centrocampo i problemi della Turris. Non lo possiamo sapere. Poi quando gioca per il centrocampo, raramente succede come oggi, che poi vincono. Va bene, a questo punto... C'è da parlare. Che hai detto? C'è da parlare su questa partita. E dopo parleremo di questa partita. Adesso vedete qua, prima divisione. Per cui andiamo a vedere cosa è successo. Nell'anticipo di venerdì il Benevento negli ultimi minuti riusciva a guadagnare un punto importantissimo a Taranto. Straripa l'Avellino, era ora. Cade il Sorrento, la Ternana tiene saldo il primato nonostante il pari. Vai ad quei risultati, a classifica. Iniziamo quindi con i risultati della Lega Pro, prima divisione, girone A. Avellino Foggia 4-0, Carpi Sorrento 1-0, Foligno Provercelli 0-0, Pavia Ternana 0-0, Pisareggiana 2-1, Spalmonza 0-0, Taranto Benevento 1-1, Tritium Como 1-1, Viareggio Lumezzane 4-0. Per la classifica viene condotta dalla Ternana con 57 punti, segue Taranto 50, Provercelli 48, Carpi 47, Sorrento 43, Benevento 42, Avellino 38, Lumezzane e Foggia 36, Tritium 35, Pisa 34, Como 31, Reggiana 28, Monza 26, Viareggio e Spal 25, Pavia 21 e in coda il Foligno con 17 punti. Benissimo, allora Taranto Benevento, vedete siamo ritornati in Nuovo Mondo a far vedere le bellezze dell'Italia.
questo è il ponte girevole di Taranto, è qualcosa di meraviglioso. Meraviglioso anche è stata la partita per il Benevento, che è riuscito a ciuffare un pari all'ultimo minuto. Era l'anticipo di venerdì. Vediamo adesso, infatti, con la nostra regia, di poter vedere per rassegna stampa questa partita. Via con la regia. Quella di ieri, fra l'altro, era gara test da scontro fra dirette concorrenti ed il Benevento ha tentato di governarla al meglio, almeno nella prima mezz'ora. Poi è venuto fuori il Taranto con il Legno centrato al 27esimo da Rizzi e con una conclusione di Colì al 40esimo. Nella ripresa i vani tentativi degli attaccanti ionici che mantengono l'astinenza dal gol, lasciando ai centrocampisti l'impegno di risolvere a rete, e manco a dirlo, al 57esimo il solito Dideo ha portato in vantaggio la squadra ionica. Il Benevento ha reagito, ma non ha graffiato più di tanto. Proprio quando la vittoria sembrava acquisita, ecco nel recupero il miracolo di Siniscalchi. È il 92esimo, non c'è più tempo per evitare l'ennesimo amaro pareggio. Allora, un pari che fa ben sperare, visto anche la sconfitta del Sorrento. Tu sei un ex sorrentino, mi sembra che tu abbia portato il Sorrento dalla Serie D. Dalla D alla C1. Dalla D alla C1, fu una grandissima. Sì, vincemmo pure la Coppa Italia, vincemmo la Supercoppa di C, quindi fu una grande galoppata. Due annate importanti. Certo. Però io, Mario, per quanto riguarda questa partita, io l'ho vista quella partita a Benevento, al Taranto Benevento. Devo dire la verità, il Benevento mi ha impressionato tantissimo, soprattutto nel primo tempo ha avuto il pallino in mano, il possesso palla e più volte ha sfiorato il vantaggio. Poi si è trovata sotto ed è stata brava fino alla fine a non mollare, a pareggiare la partita, che il pareggio c'è tutto, se non addirittura da rammaricarsi, perché secondo me il Benevento, per come aveva fatto la prima parte, poteva addirittura vincere la partita. Per quanto riguarda il Sorrento, sono tre partite che ahimè sta sbagliando, perché comunque ha perso a Foligno, che era l'ultima in classifica, pareggiando in casa, e poi ha perso di nuovo oggi, quindi tre partite, un punto solo per la squadra che si ritrova il Sorrento, sono pochi. E adesso il Benevento ha appena un punto sotto per l'ultima piazza per quanto riguarda i playoff, e oggi con la vittoria dell'Avellino ci può fare ancora un pensierino anche l'Avellino, perché è appena 5 punti. Domenica mi sembra che c'è Avellino-Benevento, quindi ancora potrebbe rientrare pure l'Avellino. Certo, certo, anche perché ci dispiace, perché il Carpi mi sembra che abbia preso il largo a 47 punti. Sì. Poi c'è Sorrento 43, Benevento 42, Avellino 38. Sì. Praticamente, ma speriamo che il Carpi verrà meno, altronde ha vinto una partita importante. Insomma, il Carpi è un'ottima squadra. Una società importante, il Carpi. Che hai detto? È una società importante, veramente questo è un progetto. Dalla C2 dell'anno scorso ha preso un direttore sportivo importante, Giuntoli, che ha fatto una squadra importante. La loro stella è... E Memo Shai, l'ex calciatore della Paganese. Che voi pensate che sta facendo... il Carpi, ce lo ricordate, perse lo spareggio con il Pianura. Fu una partita rocambolesca, la quale la troverete ancora su YouTube, che 8-2 vinse. Nessuno più sperava in questo risultato, perché avrebbe vinto con 5 gol di scarto. Poi loro fecero altri 2 gol, insomma arrivò a 8 gol, l'ultimo minuto, proprio l'ultimo secondo. Una sforbiciata da fuori aria di Manzo portò l'8-2 del... Pensate che abbiamo qualcosa come 80.000 o 100.000, non mi ricordo bene, cliccate su questa partita, 80.000, 100.000 cliccate di YouTube per quanto riguarda questa partita, che è rimasta praticamente è memorabile. Tu quella squadra ci stavi, no? Sì. C'eri in quella squadra. Al momento dei playoff ero già andato via. Sì, già andato, però a Pescina, però i miei compagni mi raccontavano. Diciamo che il Carpi sentì un po' la pressione, forse il campo fuori casa, perché all'andata vinsero 5-0, mi ricordo, e poi perdere 8-2, sinceramente, è una partita che ti devi chiudere, una semifinale, è un po' strana, diciamo. E pensate un po', il Carpi oggi lotta per andare in Serie B e il Pianura non esiste più, ma non esiste più perché in Campania, anzi a Napoli, c'è una carenza di campo e noi stiamo perdendo parecchie squadre, fra poco perderemo pure il Campania, quasi sicuramente, a meno che il Campania non emigri fuori in Napoli, in provincia, perché Napoli praticamente è una città di 1 milione di abitanti che non ha campi sportivi per il proprio... Queste sono le sconfitte del calcio. No, queste sono le sconfitte di Napoli.
perché l'unico che abbiamo, no? Abbiamo il San Paolo, ma il San Paolo appartiene al Napoli, che non si può toccare, perché praticamente... No, ma poi qualche struttura che c'è, ci sono 10 squadre sopra, quindi... No, qualche ma sono fatiscenti. Però per quando guardi il Carpi male, il Carpi c'ha una storia, il Carpi ha fatto sempre la C1, la C2, non lo mette l'ha allenato anche De Canio, quindi... Poi conosco bene, io conosco bene il Carpi perché sei mio fratello e mio nipote. Poi c'è quel campo lo... con il velotomo intorno. Sì, vabbè, comunque. Cioè... Poi c'è quella piazza grande, che è meravigliosa, è una piazza eccezionale, che poi è tutto sullo stile... di Piazza Grande, quello di Bologna, in Emilia e Romagna, soprattutto in Emilia, tutti quanti hanno una piazza enorme, una piazza grande, proprio e i portici, quelle che invece noi abbiamo una sola piazza grande, quella di Piazza Pubblicità, va bene. A questo punto io direi di andarci a vedere gli altri filmati di Rai 3, per la nostra rassegna stampa, se la regia è pronta, via. Avellino Foggia ha il fascino di partite da non dimenticare, peccato che non abbia lo stesso pubblico di un tempo. Irpini in grande condizione, Satanelli con assenze numerose e di rilievo, ma il 4-0 finale non è dovuto alle defezioni, ma deriva soprattutto dalla splendida prova dei padroni di casa. Al primo tentativo è già vantaggio interno, contropiede orchestrato da Manuale, palla che da Arcuri arriva a Millesi, il migliore in campo, corridoio per D'Angelo che prende sul tempo Botticella. Ancora Zigoni imbeccato da Arcuri, Botticella è reattivo sul primo palo. Finalmente Foggia con Venitucci dal limite, Fumagalli risponde benissimo. Azione in fotocopia con quella del gol, da Millesi a D'Angelo, gran tiro, Botticella ci arriva il tanto che basta per mettere sul palo. Carambola curiosa che tocca anche l'altro legno, si catapulta Zigoni e mette dentro. In fuorigioco, dice un giudice di linea, forse no, dicono le immagini. Primo tempo che si chiude con il botto, quello di Millesi che si accentra e tira nel sette opposto, esemplare. Nella ripresa, sempre locali al proscenio, Botticella si oppone bene a due conclusioni del solito ispirato sinistro di Millesi. Capitola su conclusione di Zigoni, ben imbeccato da D'Angelo, viene infilzato per la quarta volta da De Angelis sul rigore, concesso con magnanimità dall'arbitro su un contatto Cardin-Zigoni, con il disvalore aggiunto di un rosso troppo punitivo per il difensore. Sorpasso in classifica e grande prestazione, Bucaro e Stringara, tutti e due ex, vivono una settimana con opposti stati d'animo. Il Carpi cerca di accendere il match dopo 7 minuti con un tentativo in acrobazia di Ferretti che però non lascia il segno. L'attaccante biancorosso ci riprova al 15° con una conclusione dal limite. Anche in questo caso la mira è da registrare. Scatenato Ferretti, 17°, destro a girare, a cercare lo specchio, generoso Rossi alza sulla traversa. Il Sorrento batte un colpo al 27° con un destro a centro area di Scappini, palla sul fondo. Ma quando si risveglia Ferretti il risultato cambia, diagonale Mancino, bersaglio centrato sul secondo palo e Carpi in vantaggio. Secondo tempo i campani provano a spingere ma sono i padroni di casa a creare i maggiori pericoli, come ad esempio al quarto d'ora quando una girata di testa di Concas si perde di poco sopra la traversa. Al 31° Ferretti torna in cattedra, raso terra dal limite, Rossi blocca con sicurezza. Minuto 39, il turno del Sorrento, Bondi con una punizione dai 25 metri, scalda le mani a Mandrelli, poi il Carpi controlla fino al termine senza soffrire e si aggiudica così 3 punti pesanti nella corsa playoff. Puntualissima arriva la seconda divisione, reagisce la Neapolis e passa a Giulianova, l'Arzanese fa pari a Milazzo, pari nel derby campano tra Paganese e Bolitana, Aversa in giornata, ok, vai Ada. Sempre per la Lega Pro, stavolta per la seconda divisione, girone B. Aprilia Chieti 2-2, Aversa Vigor Lamezia 0-4, Campobasso Gavorrano 2-2, Catanzaro L'Aquila 0-0, Celano Melfi 1-0, Fanno Isola Liri 0-0, Giulianova Neapolis 0-1, Milazzo Arzanese 2-2, Paganese Bolitana 1-1, Perugia Fondi 1-1. Per la classifica la conduce il Perugia con 69 punti, segue Catanzaro 67, Vigo Lamezia 66, L'Aquila 59, Paganese 54, Chieti 52, Gavorrano 50, Aprilia 46, Arzanese 43, Fano 40, Aversa 39, Fondi 38, Giulianova 37, Campobasso 36, Milazzo 34, Neapolis 32, Nuova Vibonese 31, Melfi 29, Isola Liri 28, Ebolitana 26, Celano in coda con 19 punti. E allora oggi
Eccolo qua, c'era un grande derby, Paganese e Bolitano, l'abbiamo immortalato, vedi, in uno stadio eccezionale. Questo sarebbe uno stadio da Champions League, ma noi l'abbiamo tradotto in Serie C, va, diciamo così. Però è molto bella, era così bella la fotografia che così mi ha preso che ho voluto mettere. D'altronde poi le due squadre meritavano un grande derby. Vediamo il filmato e poi dopo ne parliamo. Via con la regia. Finisce in parità 1-1 allo stadio Marcello Torre di Pagani il derby tra la Paganese e l'Ebolitana. Una battuta di arresto per i padroni di casa che dopo la vittoria esterna con il Neapolis non riescono ad approfittare dei pareggi del Chieti e del Gavorrano per allungare nella corsa verso i play-off. Gran caldo a Pagani per un inizio d'incontro noioso con le due squadre impegnate in una lunga fase di studio a metà campo, interrotta al nono da Corsino dell'Ebolitana che impegna il portiere azzurro stellato Stillo. Poi bisogna aspettare il trentesimo per la rete del vantaggio della Paganese realizzata da Scarpa con un gran tiro su punizione. I padroni di casa ci credono e al 34esimo sfiorano il raddoppio con Fava che di testa spedisce di poco al lato. Nella ripresa la Paganese scende in campo decisa a chiudere l'incontro, ma dopo un bel colpo di testa del solito Fava in contropiede subisce la rete del pareggio dell'Ebolitana con Lococo che deposita in porta di testa un bel suggerimento di Corsino. Al 25esimo la Paganese segna, ma la rete di Luca Orlando viene annullata per fallo di mano dell'attaccante. Infruttuoso il forcing finale degli azzurro stellati, che in superiorità numerica per l'espulsione di Corsino per un fallo ai danni di Fusco, non riescono nei minuti finali ad agguantare la vittoria. Allora, un derby, che dici? Un pari... Ma guarda Mario, secondo me è un pari che... Sì, per quanto riguarda il morale per l'Ebolitana è importante, non perdere la palla, però serve a poco a entrambe. Per la Paganese per quanto riguarda i play-off e per l'Ebolitana per uscire dai play-out. E quindi secondo me è un pareggio, ripeto, che serve a poco ad entrambe le squadre. Ma soprattutto, tra virgolette, la delusione della Paganese che dopo la vittoria fuori casa con l'organico che c'ha, non vincere questa partita e non approfittando dei pareggi del Gavorrano e del Chieti è dura da digerire. Certo. Senti, il Larsanese ha fatto una grandissima partita, ho letto la cronaca, e purtroppo ha pareggiato a Milazzo. Ma io credo che Larsanese il suo campionato ce l'abbia vinto, penso che lo sappiamo tutti, anticipatamente ha fatto un ottimo lavoro il mister, l'allenatore, la società, voglio dire, c'è stato qualche problemino all'inizio, poi dopo si sono assestati e hanno trovato la giusta via per la salvezza. Io penso che, credo che più della salvezza l'Arzanese non è che dovesse fare playoff. Ecco, come diceva il mister, la Paganese è un organico importante, gente come Scarpa che stava a Porto Cularo l'anno scorso, Fava, gente come Fusco, ma c'ha da recriminare qualcosa, ma penso che lì ci siano stati problemi societari come lo stesso Ateboli. Perciò si sono trovati né una per i playoff né una per i playout. L'Arzanese, ripeto, credo che il suo miracolo ce l'abbia fatto. Speriamo che l'anno prossimo possa ripetersi allo stesso modo. Certo. Sanchez, come te lo spieghi questo 0-4 tra la Versa e il Vigor Lamezia? È vero che il Vigor Lamezia è terzo in classifica, 66 punti, sì, ma mentre la Versa... sta giocando per il titolo direttamente, per la promozione diretta, quindi... Ci può stare, proprio perché la settimana scorsa la Versa viene da, ha fatto 2-3 risultati positivi nelle ultime partite. Ma molte volte, però, se si sta in una posizione di classifica più tranquilla, quindi è probabile che le fortissime motivazioni della Lamezia abbiano portato a questo risultato più rotondo. Certo. Gennaro, senti, la Neapolis, sì. Sai quanto è successo, dopo ne parleremo. Ha avuto una, io penso, una partita d'orgoglio, andando a vincere a Giulianova. Anche tu sei d'accordo che c'è un organico che non dovrebbe essere a quel punto là di classifica? Ma infatti a me mi sembra strano come siano in quella situazione, hanno avuto un po' di problemi, però come organico sicuramente io a inizio anno avrei detto che avrebbero fatto minimo playoff. Poi le cose sono andate come sono andate, hanno cambiato allenatori, forse hanno avuto un po' di problemi. Però speriamo che si riescano a salvare, anche perché ormai sono imbrigliati in quella situazione. Però io sono convinto che... Diciamo che mo in questo momento sono proprio fuori dai playoff, in questo momento. Sì, per un po' dai playout. Dai playout, scusa. No, sono convinto proprio che ce la faranno. Speriamo, perché una squadra campana è sempre meglio che si salvi.
Certo. Ah, dai, ci leggi qualche SMS? Certamente. Allora, forza Benevento. Benevento, riprendiamo il nostro cammino. Grazie al presidente e per l'ultimo grande acquisto, il mitico direttore Tonino Schiavo. Forza Stregoni. E poi abbiamo ancora. Grazie a Golden Goal e a Mario Cacciatore riusciamo a vedere e a seguire il nostro amato Benevento e tutto il calcio campano. Grazie di esistere, un bacio alla mitica Ada. Lo devo leggere, Mario, dai. Nessuno mai mi ha chiamato mitica. Vai Vincenzo da Cervia, da Ravenna. Ciao Vincenzo, grazie per il mitica. Va bene, Ada. Allora, è comparso alle mie spalle, vedete adesso... In...